Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché dobbiamo parlare del banner. Il banner evento di San Valentino con ancora Yuffie protagonista. Tra l'altro Yuffie protagonista da sola questa volta. Quindi banner singolo che ovviamente sapete già come funziona. Quindi tutte le armi wishlist insieme all'arma featured saranno impostate con l'1% di appearance rate, quindi sarà possibile ottenere le armi in wishlist nella stessa maniera, quindi con la stessa probabilità di ottenere anche le armi di Yuffie, che in questo caso rappresentano il piatto forte del banner, perché appunto abbiamo un'arma che infligge danno vento fisico e il vestito Arcanum Vento per quanto riguarda Yuffie. Sapete benissimo come la penso per quanto riguarda i personaggi, per quanto riguarda comunque anche i vestiti Arcanum, eccetera eccetera. Io non possiedo Arcanum Vento perché non ho Eris, fondamentalmente, anche se Eris comunque sia è Arcanum Vento magico, quindi c'è comunque una differenza. Yuffie è Arcanum fisica, quindi sarò costretto necessariamente a pullare su questo banner proprio per questo motivo. È anche un bene da un lato, perché posso comunque sfruttare tutte le altre armi che possiedo per potenziare il boost vento di Yuffie. Mi sarebbe piaciuto mantenere la mia linea di pensiero con il DPS elementale fisico in Cloud, quindi avere la possibilità di sfruttare Cloud come DPS fisico, però se posso, diciamo, magari smezzare questo ruolo anche con Yuffie, è un'occasione per utilizzare personaggi diversi, quindi potrebbe anche essere una cosa interessante. Detto ciò, il banner ovviamente prende un valore aggiuntivo grazie alla skin. Senza la skin probabilmente questo banner io l'avrei skippato, ma con il fatto di avere un Wind Arcanum fisico che mi serve, perché comunque avere tutti gli elementi a disposizione in base ai vari eventi è comunque un qualcosa che serve necessariamente, e mi blocca, letteralmente mi blocca su questo banner. E ne approfitterò, se sarò fortunato, anche per incrementare magari qualche arma dalla wishlist, ma il mio problema è che giustamente in questo banner non è presente l'arma di Yuffie, ovvero l'Arctic Star. L'Arctic Star è un'altra arma che comunque vorrei per Yuffie, perché comunque mi consente di essere aggressivo dal punto di vista fisico e utilizzare praticamente un doppio team fisico, cioè utilizzare praticamente un doppio DPS fisico e magari avere un Met o addirittura una Eris all'interno del party che possa dedicarsi alle cure. Quindi posso, diciamo, gestire sia le cure che il buff in maniera completamente diversa, e questa è una cosa che mi alletta molto. Poi in questo banner c'è anche l'arma di Glenn, che a me piace tantissimo, è probabilmente una delle armi migliori, se non l'arma migliore di Glenn al momento, e ovviamente il costume non mi interessa, quindi qui arriverei ai 6 stamp solo per ottenere la copia dell'Arctic Star, mentre invece qui devo necessariamente andare full o comunque completare la prima pagina. È venuto il singhiozzo pure, benissimo. Completare la prima pagina proprio perché mi serve il vestito Arcanum. Vestito Arcanum, tra l'altro, da Maid, molto 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 carino, devo essere sincero. Mi piace particolarmente, quindi lo pullo volentieri, anche se io poi sono un tradizionalista e quindi utilizzerò comunque sia come grafica molto spesso le skin classiche, quindi le skin normali, però magari per Yuffie potrei fare un'eccezione, così come avrei fatto un'eccezione sicuramente per Tifa Natale, che penso sia una delle skin più belle presenti all'interno del gioco. Il valore del banner, ripeto, qui è il costume Arcanum, che è sicuramente utile anche dal punto di vista fisico. Per chi possiede già Eris come Arcanum Vento effettivamente potrebbe anche decidere di skippare. È vero che l'evento predilige gli attacchi fisici, ma se avete comunque una buona Eris con DPS vento, così come io ho utilizzato Sephiroth DPS ghiaccio con l'evento di Natale, voi potete tranquillamente utilizzare
la vostra Eris con questo evento di San Valentino, quindi non c'è problema. Però se non avete Eris Arcanum Vento, io personalmente a sto punto direi di investire qualche cosina in più su Yuffie, anche per completarle il setup. È vero che Yuffie fondamentalmente è uscita con un banner tutta costruita sui debuff, però io la vedo un po' meglio da questo punto di vista. Come buff, come debuff, abbiamo già diversi personaggi. Io per esempio utilizzo Matt e Barrett come buffer fisico-magico, Tifa come debuffer, quindi diciamo che Yuffie potrebbe appunto essere molto comoda per i vari Imperil, però dipende anche i vostri personaggi, ci sono Imperil e Imperil. Io per esempio con Lucia ho un Imperil ghiaccio molto più forte rispetto a quello vento che può, cioè quello vento non c'è, però rispetto anche a quello fuoco o comunque rispetto anche a quello tuono, il mio Imperil ghiaccio è più forte. Anche il mio Imperil fuoco in realtà è forte perché ho Sephiroth, quello di Capodanno, quindi anche lì me la giocherei molto molto tranquillamente. E quindi ripeto ragazzi, è una questione anche in base a quello che avete. Però se avete Eris come Wind Arcanum, effettivamente questo banner potreste skipparlo, anche perché non avendo ancora comunque un Imperil evento, è vero che l'Arcanum evento è comodo, ma forse non lo sfruttiamo al 100%. Io in questo caso, ripeto, non ho Wind Arcanum perché Eris non l'ho pullata con la sua skin, con la sua skin da Wind Arcanum, quindi pullerò su questo. E da un lato mi fa anche più piacere, dato che io Eris, come ho detto sempre, ormai l'ho relegata al suo ruolo di healer, perché ovviamente ho le armi forti come healer, quindi la sfrutto in quella maniera. Ricordatevi che qui i personaggi possono comunque fare tutto in base alle armi che avete, ovviamente, perché le armi che avete principali devono essere forti con tanti overboost, mentre invece tutte le armi che utilizzate come sub è meglio avere tanti overboost, però ricordatevi bene o male anche quali sono come dire le caratteristiche e soprattutto qual è il ruolo che volete dare al vostro personaggio. Detto questo, per me è un banner valido comunque sia, Arcanum è sempre sempre ottimo, quindi io ci pullerò, ci registrerò il video pull e ovviamente poi lo farò uscire successivamente. Detto ciò, spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere se ovviamente pullerete su questo banner e noi come sempre ci becchiamo alla prossima.